edizione è stata un'edizione sperimentale, un'edizione invernale, e devo dire che a noi del Festival Insegui l'Arte questa edizione invernale è piaciuta un sacco e spero tanto che sia piaciuta a tutti voi. Colgo l'occasione per ringraziarvi ad uno perché, come diceva il maestro Filippo Arlia l'altra sera, senza voi, senza il nostro pubblico, noi non avremmo motivo di esistere. Quindi Insegui l'Arte vi ringrazia davvero tanto per l'affetto e per il sostegno. هدفتوني ولاش نفرق علاش يا المهم. Al Festival della Riconoscenza e Turban Project insieme a Nureddin, questa sera una mescolanza di musiche calabresi e nordafricane, quindi davvero una commistione. Sì, è un viaggio, praticamente io vengo da un paese del deserto, questo titolo di questo spettacolo si chiama tra l'altro Dal deserto al mare, quindi porto la tradizione del mio paese e non solo, perché viaggiando soprattutto nella vostra terra che è la Calabria ho incontrato moltissimi musicisti e mi ritrovo nella mia tradizione musicale con la tradizione musicale della Calabria. Ecco quanto è importante questa mescolanza, questo insieme di musiche, di tradizioni. Beh, è importante nel senso che noi non facciamo altro di far vedere quanto siamo vicini attraverso i nostri strumenti, attraverso i nostri ritmi e anche attraverso i nostri canti. Questa è la vera cultura mediterranea e questa è la prima cosa. E poi la seconda ovviamente è importante nel senso che la musica è anche un messaggio di coesistenza e che favorisce a qualche volta a una buona integrazione della comunità che viene dall'altra parte del Mediterraneo. Io sono metà calabrese, mi manca soltanto, sono adottato dalla Calabria e conosco questa zona da tantissimi anni. A Catanzaro è stato il primo concerto che ho fatto nel 1997 in pieno piazza di Catanzaro, dove ho incontrato un grande maestro, che è Danilo Gatto, con quale ho fatto un grandissimo progetto, si chiama La Tara Gnawa, e badolato sono a casa. Un bellissimo paese e questa volta ci torno in questa occasione e la cosa bella è che ritrovo ragazzi giovani che riprendano in mano la situazione dell'organizzazione del festival e lo fanno molto bene, sono stato molto accolto molto bene, sono di persone di una grande professionalità e spero che questo festival continuerà ancora a vivere per lungo. Non ci resta che ascoltarvi. Assolutamente sì. Allora vi invito a fare un viaggio con Turban Project dal deserto al mare. Concerto dei Turban Project, si sono conclusi gli appuntamenti qui al Teatro Comunale di Badolato per quanto riguarda la quinta edizione di Insegui l'Arte, Festival della Riconoscenza, dove la musica è stata protagonista.
Josephine Carioti, hai curato la direzione artistica di questa edizione straordinaria, se vogliamo dire così, ma che ha raccolto sicuramente il consenso del pubblico, un'edizione molto applaudita, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo. Sì, è stata un'edizione eccezionale, possiamo dirlo, che ci ha soddisfatto moltissimo. Il pubblico io penso che abbia gradito, si è appassionato giorno per giorno. Abbiamo fatto questo esperimento invernale che possiamo dire che è stato un esperimento riuscito, e questa sera abbiamo messo la ciliegina sulla torta con questo viaggio meraviglioso che Nureddin Fatti insieme a Rashmi Bhatt e a Gabriel Albanese ci hanno fatto fare nelle sonorità indiane mescolate a quelle del Marocco, alla musica maghrebina, alla cultura maghrebina, con un pizzico anche di calabresità, di Calabria, perché la lira è stato tra i protagonisti di questa serata. Quindi, come dire, Nureddin ha coronato il nostro sogno. Abbiamo fatto questo lunghissimo giro per il mondo, siamo arrivati fino all'Argentina con il tango di Astor Piazzolla, abbiamo fatto una virata per l'India e dal Marocco siamo risaliti per arrivare in Calabria. Quindi felicissimi di questo lungo viaggio iniziato il 17 dicembre e che finirà domani, perché oggi è il penultimo appuntamento e domani finiremo con un ballo tradizionale che è quello dei giganti a Badolato Superiore, il nostro luogo del cuore. Dicevamo la musica protagonista, ma non solo musica, perché ci sono state tante altre attività, ricordiamo quella con Gioacchino Criaco, ma non solo. Sì. Sì, perché noi gli appuntamenti culturali ci teniamo tantissimo ed ecco perché continuiamo a tenere aperta questa sezione degli incontri. Abbiamo avuto un ospite d'eccezione per questa edizione, che è stato Gioacchino Criaco, una persona a cui noi teniamo molto, uno scrittore che, come Insegui l'arte, tiene agli ultimi, tiene alle persone più fragili, tiene alta la bandiera dell'integrazione e anche delle battaglie ambientaliste, perché come lui stesso ha detto sul palcoscenico l'altra sera, come dire, la montagna, l'Aspromonte vengono al primo posto, e quindi è nostro dovere di noi tutti calabresi preservare questi luoghi che sono poi il sinonimo di bellezza, ci rappresentano in tutto il mondo. E poi ancora abbiamo avuto un'altra presentazione di un libro importantissimo, quello di Franco Filice, una silloge di poesie che ci ha lasciato tutti a bocca aperta, perché anche quella è stata una raccolta non scritta tanto per autocompiacersi, quindi non puro lirismo, ma poesie contemporanee, asciutte, quasi, come dire, forti, crude nel loro modo di scrivere, e messe al servizio anche di battaglie civili, come per esempio ricordo il disastro che c'è stato con il Ponte Morandi, e lui ha dedicato una poesia per il disastro del Ponte Morandi, quindi contro questo cemento che poi così armato in fondo non è. Quindi un bilancio assolutamente positivo, vi potete ritenere soddisfatti. Dietro l'organizzazione di questo festival ci sono tante maestranze, c'è tanto lavoro, ci sono tanti professionisti, insomma un sacrificio anche, siamo a tanto lavoro, però poi i risultati si sono ottenuti. Assolutamente, assolutamente Rosy, noi siamo felicissimi, uno staff meraviglioso quello di Insegui l'Arte, come dicevo prima abbiamo lavorato in smart working perché a volte il Covid non ci ha concesso di essere presenti sul posto, è un periodo difficile quello che stiamo vivendo, ha messo a dura prova anche il festival ed essere riusciti ad arrivare alla fine per noi è un grandissimo risultato, e se questo è stato possibile è stato alla grande famiglia di Insegui l'Arte. Abbiamo ormai uno staff di giovani che sono molto affiatati fra loro, che hanno capito l'importanza del progetto e che sostengono me, sostengono Alessandro, che poi mi aiuta per la parte organizzativa in questo lungo viaggio, e speriamo di approdare alla prossima estate con la prossima edizione nel nostro mese per eccellenza, che è quello di agosto, su Al Borgo. Anche le nuove generazioni hanno fatto parte di questa edizione, con i laboratori per i ragazzi, per i bambini.
Sì, un'altra sezione a cui teniamo molto è quella appunto dei laboratori, come dici tu, perché pensiamo che, come dire, dobbiamo dedicare spazio e tempo alle nuove generazioni che poi saranno il pubblico di domani, che salveranno i nostri borghi, dobbiamo sensibilizzarli alla valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico, naturalistico e architettonico. E quindi nei giorni scorsi siamo andati per la prima volta a scuola presso il nostro istituto comprensivo di Badolato, abbiamo incontrato i nostri bambini della scuola dell'infanzia e insieme ad un pittore abbiamo fatto appunto dei laboratori di pittura, tutto con materiali che la natura ci dà, quindi abbiamo utilizzato le canne, abbiamo utilizzato addirittura parti delle palme, le foglie delle palme grandissime, le abbiamo utilizzate per creare queste maschere tribali e poi ancora un laboratorio interessantissimo è stato quello di teatro che Alessandro Da Cris ha tenuto per gli ospiti dello SPRAR del SAI di Badolato Superiore. Per la prima volta questi ragazzi giunti dall'Africa, giunti dall'Iran, abbiamo avuto ragazzi iracheni, ragazzi curdi che per la prima volta si sono approcciati al teatro, sono stati qui sul nostro palcoscenico del Teatro Comunale di Badolato e hanno fatto questo lungo viaggio teatrale ed è stato bellissimo perché erano costretti a tenere la mascherina per via del Covid e loro sono riusciti a capirsi con, semplicemente con lo sguardo, quindi il teatro arriva dove a volte la parola non può, è bastato uno sguardo, sono bastati dei gesti. Il teatro quel giorno ci ha insegnato molto e penso che forse quello è stato il momento più emozionante del Festival InseguiLarte, il laboratorio di teatro con i ragazzi ospiti del SAI di Badolato. Bene Josefina, allora appuntamento ad agosto del 2022 con InseguiLarte, dove sarà, dove il borgo di Badolato sarà ancora più protagonista, diciamo. Sì, noi ci auguriamo che la prossima estate sia un'estate tranquilla, ecco, speriamo di non avere incendi, speriamo di poter proseguire con il nostro progetto InseguiLarte, quindi se tutto va bene noi vi aspettiamo ad agosto a Badolato e sì, ritorneremo nelle nostre piazze, perché per noi la musica deve essere messa al servizio del luogo, quindi musica e valorizzazione, come dire, è bello il teatro, però se dietro i nostri musicisti c'è una bellissima piazza, una bellissima chiesa, noi siamo ancora più felici di questo. Quindi vi aspettiamo a Badolato il prossimo agosto. Le arti, si sa, sono un po' tutte collegate tra loro. È anche il caso di letteratura e musica, che attraverso il tempo hanno instaurato un solido rapporto. A dimostrarlo il risultato di una serata di altissimo spessore culturale svoltasi nell'ambito del Festival della Riconoscenza InseguiLarte, organizzato dall'Associazione Licriso e diretto da Josephine Carioti, che da 5 edizioni si occupa della valorizzazione del territorio del Basso Ionio Catanzarese e dei centri storici attraverso attività di musica, danza, teatro, installazioni, mostre fotografiche e tanto altro ancora. Protagonisti sul palco del Teatro Comunale di Badolato nell'appuntamento del 2 gennaio Gioachino Criaco, sollecitato dalle domande del giornalista Saverio Fontana. Criaco non un semplice scrittore ma un uomo impegnato in un'intensa operazione di emancipazione della Calabria e che da sempre, da quando ha lasciato la professione di avvocato a Milano ed è ritornato ad abbracciare la sua terra, in particolare il suo Aspromonte, canta le storie belle e tragiche della montagna. Quella montagna duramente ferita dagli incendi della scorsa estate, che hanno danneggiato ettari e ettari di bosco millenario. Dramma, quello dei roghi che ha colpito anche Badolato e il comprensorio, ha indotto gli organizzatori ad annullare il festival che solitamente si svolge nella stagione estiva per esordire in questo periodo natalizio. Le sue origini aspromontane la portano spesso a raccontare di questa parte della Calabria, questi luoghi magici, anche incompresi spesso e molto più spesso fraintesi.
Ma io penso di essere stato uno dei primi ad aver frainteso l'Aspromonte, perché ci sono nato, cresciuto e sono scappato pensando che fosse un luogo brutto, un luogo del male. Sono stato via per più di 30 anni e mi sono reso conto che io sono andato via per cercare un paradiso, e poi dopo tanti anni mi sono reso conto che io c'ero nato nel paradiso. Quindi raccontare l'Aspromonte, fare pace con l'Aspromonte, pagare un debito di riconoscenza con l'Aspromonte e ringraziarla anche del fatto della scrittura, perché in tutto quello che scrivo c'è un racconto che è il racconto della montagna. È come se la montagna mi avesse dato un dono grande, ed è il dono che mi fa vivere. Il dono di raccontarlo, il dono del racconto, il dono di una storia che è grandissima, che è immensa, che forse non è gloriosa, ma che è importante per me, ma è importante per molti, perché l'Aspromonte resta l'ultimo luogo dello spirito, non in Calabria e non per i calabresi, è il luogo dello spirito per eccellenza nell'Italia, forse per tutta l'Europa occidentale, l'ultimo scampolo di spirito greco che sopravvive, fortunatamente sopravvive da noi. Quando la storia arriverà e i 30-40 anni di cronaca nera saranno un flash, la storia racconterà di una montagna grandiosa, di una montagna che è stata madre per migliaia e migliaia di persone e che continua ad esserlo, di un luogo che è ancora incontaminato, che è bello, e di un luogo che può essere ancora adesso la speranza del futuro, perché è il luogo delle risorse culturali ma anche economiche. L'Aspromonte, ma la cultura in generale, la cultura della Calabria, del Meridione, della Magna Grecia, è un bagaglio che è troppo importante per buttarlo via come fosse spazzatura. Abbiamo molte cose buone che ci possono servire ad andare avanti, e il tema culturale è il tema più importante, cioè il tema della conoscenza, della consapevolezza, e diventa il tema dell'amore. Il disamore che molti di noi hanno avuto per la Calabria era basato sull'ignoranza, su un discorso e sul racconto frainteso. Ecco, il racconto che sia più aderente alla realtà è quello che è più funzionale al futuro che tutti noi diciamo di voler raggiungere. Cosa c'è in serbo per il futuro? C'è un libro nuovo che uscirà prima dell'estate sicuramente, che parlerà molto delle parole che noi abbiamo perduto, che sono le parole dell'amore per la nostra terra. Il mio luogo di partenza è sempre l'Aspromonte, poi magari si gira il mondo come è successo in tutti gli altri libri, ma io guardo al mondo con gli occhi di un aspromontano e spiego agli altri il mondo con gli occhi di un aspromontano. Pagine arricchite quelle dell'ultimo drago di Aspromonte dalle matite più amate del fumetto, quelle di Vincenzo Filosa, il più apprezzato divulgatore della fumettistica giapponese in Italia. Storie dunque che si intrecciano. La lezione che ho imparato in Giappone è quella di raccontare la realtà che abbiamo sempre conosciuto, sperimentato, studiato, osservato, e nel mio caso è quella calabrese, e non c'è niente di più bello che confrontarsi con la realtà calabrese raccontata attraverso le parole di Gioacchino, e questo è uno stimolo enorme, è uno stimolo importantissimo, perché ti spinge a fare il massimo che si possa fare con il mio lavoro, ecco. E dicevo, cioè, Gioacchino è molto giapponese, no? Per tanti aspetti, ma soprattutto perché lui è uno che ha saputo veramente guardarsi intorno, vivere il suo contesto e il suo mondo, tutto quello che gli era immediatamente circostante, e raccontarlo come se valesse veramente la pena. Nella scrittura di Gioacchino ogni cosa, anche la più piccola, è un elemento fondamentale attraverso cui non può esistere neanche la cosa più importante. E questa è secondo me la lezione più importante che si trae da tutti i suoi libri, ma anche in particolare da questo ultimo drago d'Aspromonte. Grazie a Gioacchino Criatco ha fatto pace con la Calabria. Eh sì, ho fatto pace perché sono sono uno di quelli che hanno lasciato la Calabria appena ne ho avuto occasione. Sono andato via a 18 anni per inseguire una carriera universitaria che avrei potuto fare anche in Calabria, ma invece ho deciso di fare nel Lazio, semplicemente perché non pensavo che ci fosse per me uno spazio, no? È difficile dire faccio fumetti in Calabria, è difficile dire fare cultura, faccio arte in Calabria, e dopo 20 anni
passando dal Giappone ci sono arrivato anche grazie alla lezione di Gioacchino, perché raccontare la Calabria non è comunque una cosa facilissima, ecco. E c'è bisogno di qualcuno che ti spieghi come si fa e soprattutto perché vale la pena farlo. E in questo Gioacchino è stato fondamentale. La serata si conclude con la magia delle note del duettango insieme ai maestri Filippo Arlia, Giovanni Zonno, Salvatore Russo, Marco Gemelli ed Enrico Corapi e i due magistrali tangheri, Ida Lucchetta e Ciccio Aiello, ai quali il pubblico ha tributato vigorosi applausi per suggellare una serata di forti emozioni. Serata molto particolare perché è dedicata ad Astor Piazzolla, è un compositore che ha fatto 100 anni l'anno scorso, è stato il centenario, e da poco è in distribuzione il film Los Años del Tiburón nelle sale da cinema private, che riguarda proprio questo compositore del nuovo tango argentino. Siamo molto felici di essere qui e speriamo che il 2022 ci regali un anno più sereno e più tranquillo per gli operatori culturali rispetto a quello che è stato il 2021. Siamo fiduciosi perché la gente ritorna di nuovo in platea, ritorna a sedersi sulle poltrone dei teatri, e per noi è fondamentale perché, come ho spiegato spesso, a differenza, diciamo, del mondo del cinema, che può essere trasmesso in streaming e la performance degli attori e del regista è già conclusa, noi invece facciamo il live, perciò senza pubblico veramente è difficile esibirsi. Lo facciamo a prescindere perché la nostra è una professione e continuiamo a farla, ma vedere la gente in platea applaudire per noi è vita. Non tardare che fanno tutto con si posta.